In un anno che possiamo dire forse il più difficile degli ultimi 30 anni, specialmente nel settore turistico, noi abbiamo la fortuna di spuntare un numero positivo. Okay? Dopo un inizio così, i numeri sono stati dalla nostra parte, specialmente per quanto riguarda il trimestre estivo. Abbiamo concluso giugno con un più 1%, luglio chiuso con più 7% e addirittura agosto chiuso con più 22%. Che porta il totale dei primi 8 mesi a circa un più 5%. Cioè siamo sicuramente orgogliosi di aver raggiunto questi numeri in un anno così difficile. E questo perché? Perché sicuramente diciamo che in Italia si sta sempre di più scoprendo che è la destinazione e specialmente il rapporto qualità-prezzo. In un anno così difficile la gente spende un pochettino di meno e vuole principalmente spendere meglio. Oggi se si spendono 1000 euro per un viaggio si vogliono ricevere indietro effettivamente un prodotto da 1000 euro. Ecco, questo è quello che riesce a dare la Thailandia. Oggi acquistare un pacchetto da 1000 euro significa ricevere indietro addirittura un prodotto superiore dell'importo pagato. E questo è il nostro plus, il rapporto qualità-prezzo che ci sta in qualche modo diciamo, aiutando a superare un anno veramente difficile con numeri più che positivi. Progetto I Love Shopping si rifà al famoso film che è appena uscito, I Love Shopping, dove noi abbiamo allegato in Bangkok. Perché? Perché fare shopping in Thailandia è uno dei plus della destinazione. Abbiamo al momento a Bangkok 13 centri commerciali. Voi immaginate che il più grande sia un Paragon, addirittura al suo interno un concessionario con 30 macchine di lusso da Ferrari, Porsche, Bentley e così via, con due mercatini, il Chatuchak permette di fare shopping il venerdì e il sabato e il Night Market che apre intorno alle 6:30-7 fino alle 2-3 della mattina. Perciò come vedete si può fare shopping tranquillamente 7 giorni su 7 e addirittura quasi H24, ossia 24 ore al giorno. Oggi fare shopping in Thailandia significa risparmiare almeno 30% all'interno dei centri commerciali per arrivare addirittura fino al 50-60% in momenti di promozione, per non parlare poi dei mercatini che ci permettono di risparmiare addirittura fino all'80% in confronto ai rapporti dei nostri costi qui in Italia. Ecco perché la promozione Love Shopping Bangkok è stata finalizzata a un target giovanile, under 35. È un'azione di co-marketing fatta insieme al CTS. Il CTS oggi è l'operatore numero uno sulla destinazione, perché è l'unico operatore che riesce a trasportare in Thailandia più di 5.000 italiani l'anno. Ed ha un focus, come detto giustamente, su un target giovanile, studentesco, è under 35. Il nostro obiettivo è quello di portare in Thailandia i giovani di sentirsi in qualche modo ricchi, cioè nel senso che entrare dentro un negozio e sentirsi di avere in mano un potere d'acquisto che in Italia non è assolutamente possibile. Oltretutto, grazie alla forza commerciale del CTS, siamo riusciti a spuntare una tariffa di 299 euro tasse incluse. Perciò nei mesi di ottobre e novembre il CTS manderà in Thailandia, speriamo almeno più di 1000 persone ad una tariffa di solo 299 euro. Oltre al progetto che stiamo presentando oggi, a Love Shopping in Bangkok, che riguarderà i mesi di ottobre e novembre, durante il TTG andremo a presentare la Amazing Thailand Card. È una carta che dà diritto ad avere sconti dal 10 al 25% okay, in circa 250 strutture convenzionate in Thailandia. Parliamo di alberghi, ristoranti, centri massaggi, centri commerciali, autonoleggio e compagnie aeree. Come vedete, diciamo che comunque abbraccia i più ampi aspetti commerciali che la Thailandia può offrire. Questa è una carta che noi andremo a presentare durante il TTG, che verrà distribuita attraverso i tour operator al momento della vendita del pacchetto. Perciò il consumatore finale riceverà diciamo, questa carta insieme all'acquisto del pacchetto per la destinazione Thailandia. È una carta che avrà validità un anno, il progetto parte dal 1 ottobre 2009 e scade il 30 settembre 2010. Altro progetto focus per quanto riguarda il 2010 è la creazione della nostra pagina su Facebook.
Questo perché vogliamo essere sempre più vicini al consumatore finale e il nostro obiettivo è quello che Facebook diventi per tutti gli amici della Thailandia, diciamo, il punto di riferimento dove trovare tutte le informazioni inerenti alla destinazione, politiche, economiche e logicamente le varie offerte turistiche che vengono fatte durante il corso dell'anno dai vari tour operators o compagnie aeree. Al momento il progetto è partito il primo di settembre, abbiamo già raggiunto più di 500 amici, ma l'obiettivo è quello di arrivare alla fine del prossimo anno con almeno 5.000 iscritti.